ritrovati in questo nuovo video tutorial. Questo un po' in ritardo rispetto all'uscita della versione di Playground V1, perché è quello di cui vi voglio parlare oggi. Sicuramente l'avrete magari già testato, vediamo, facciamo qualche prova insieme, vediamo magari riesce a saltare fuori qualche suggerimento in più anche per voi. Prima di iniziare il tutorial, vi invito a mettere un mi piace, poi se il video vi è stato utile, condividerlo con persone a cui ritenete questi contenuti possono interessare, non solo questo contenuto specifico, ma anche gli altri eventualmente inseriti all'interno del canale. Ci sono parecchi video che riguardano svariati argomenti, tutti suddivisi in playlist. E infine vi invito, se non l'avete ancora fatto, ad iscrivervi al canale per non perdere futuri tutorial. Sono dei piccoli gesti che non costano nulla, ma a me permettono di far crescere il canale e di raggiungere quante più persone possibili, perché questo è lo scopo, cercare di espandersi in modo da poter aiutare più persone. Il canale non mi dà alcun tipo di guadagno, ma è nato proprio con lo scopo e con l'intento di aiutare soprattutto chi si approccia all'inizio al mondo dell'online. Lo scopo è proprio di farvi trovare spunti e suggerimenti, nonché anche tutorial completi sull'utilizzo di determinati strumenti. Perfetto, fatta la solita premessa introduttiva, però ci tengo a farla e vi prego non lasciatela cadere nel vuoto, ecco. Perché io ritengo che ci siano tante persone comunque che necessitano anche di un aiuto, di quel piccolo aiuto magari che io posso dare qua dentro, perché purtroppo, ripeto, se avessi più tempo, sicuramente riuscirei a essere un po' più puntuale nella pubblicazione quando ci sono degli aggiornamenti e sicuramente anche a pubblicare più video. Allora, proseguiamo, quindi entriamo in Playground. Clicchiamo su Create, vedete qui nei modelli è stato aggiunto questo Playground V1. Quindi adesso io inserirò un prompt, partiamo da un prompt semplice, poi inserirò anche le solite negative prompt. Allora, per il momento ho scritto un prompt molto semplice, Portrait of a beautiful 50-year-old woman smiling photorealistic. Qui sotto poi ho messo tutte le negative prompt solite, quelle che ritenevo più opportune, ma sono le solite che poi abbiamo visto all'interno di altri tutorial. Ho indicato Playground V1, qui le prompt guidance lascio questo, 7 e 50. Poi faccio elaborare ma due immagini, dai, lascio così, e metto in private session. Per l'advanced option io scelgo l'ancestral. Poi passiamo ai filtri. Allora, non ci sono tutti, non ci sono tutti quelli presenti nelle altre versioni. Al momento troviamo questi qua. Potremmo provare a non dare alcun filtro. Proviamo a lasciare così, non darli. E qui ho fatto tutte le mie impostazioni e generiamo. Ok, questo è il risultato senza alcun tipo di filtro. Vedete che già comunque me le dà centrate le immagini e mi dà già sicuramente una bella immagine. Sicuramente questo è un ottimo miglioramento. Proviamo a dare un filtro, per esempio Cinematic. Vedete, io qua non ho messo comunque, ho magari 8K, la risoluzione 8K, l'obiettivo, eccetera. Non ho messo niente, l'ho fatto proprio semplice così. Adesso proviamo a generarle in cinematic, lasciando sempre ancestral e generiamo. Ecco qua, poi come sapete è ovvio, secondo dei vari filtri, poi vi modifica anche l'abbigliamento della persona, insomma fa modifiche. E qui in buona sostanza, scegliendo Cinematic, vedete che mi dà già una risoluzione 8K. E inoltre aggiunge altre parole chiave poi all'immagine, quindi poi potete prendere spunto da qui, però vedete sempre centrata. E anche i visi non hanno delle malformazioni, cioè a mio avviso
centra le immagini e oltretutto tiene più in considerazione le negative prompt. A suo libero arbitrio poi stabilisce il volto della cinquantenne. Secondo me, direi che questa persona ha anche qualche anno in più dei 50 anni, diciamo la fascia tra i 50 e i 60, io darei direi 60, almeno non so, raffrontandomi. Comunque. Certo, poi nel prompt potrei dare ovviamente più dettagli, magari capelli lunghi anziché corti, il colore dei capelli anziché quindi grigi o biondi o neri, insomma, rossi, d'altronde esistono le tinte. Però niente, diciamo che ho già un buon risultato. Sì, forse l'occhio qua è un po' così e così, però sicuramente ho un miglior risultato rispetto a prima. Io adesso vorrei tornare, togliere in alto il Playground V1 e tentare con lo stesso prompt vedere il risultato che mi dava con Stable Diffusion 1.5. Quindi lascio tutto esattamente così, riproduco con Stable Diffusion 1.5. Vedete qui la dentatura, vedete la differenza, anche i denti. Qui già è meno. È anche meno centrata, comincia già a tagliarmi una parte dei capelli, cioè, mentre vedete scendendo le immagini sono più centrate sicuramente. Poi anche qua gli occhi un po' così e così, non fa qui non fa la pupilla, cosa che invece riprende sempre all'interno delle immagini precedenti. Qui c'è una sproporzione, quindi sicuramente per la realizzazione di ritratti, a mio avviso, è l'ideale. È utile sempre indicare, secondo me, lo stile, indicare anche il nome di un fotografo ritrattista, per esempio, in modo da rifarsi ad un modello specifico. Eventualmente farò anche un video dove vi darò dei suggerimenti per ricercare, fare una ricerca per quelli che sono gli stili, sia pittorici che fotografici. Per esempio, come dicevo adesso, un elenco di fotografi ritrattisti famosi e via dicendo. Proviamo magari a cambiare la dimensione con Stable Diffusion 1.5 e vediamo se migliora qualcosa. Questa è la centrata, vedete, questa no. L'occhio di qua è sempre, ha sempre qualche problema. Proverei la stessa dimensione per Playground V1, ok? Andiamo, vediamo. Ecco qui, vedete, comunque mi rimane centrata. E poi io le metterei a raffronto. Però vedete la differenza delle immagini, si vede. Al di là che le cinquantenni anche in viso sono molto più giovanili, secondo me. Comunque, va bene. Niente, questo era per quanto riguarda un po' i ritratti. Allora, abbiamo visto, qui non ho dato alcun filtro, quindi, e ho già degli ottimi risultati. Poi, spero che ne integrino un po' di più. Prossimamente, per il momento si lavora con questi. Vediamo un po' anche col bianco e nero come se la cavano entrambe. Andiamo sui filtri, facciamo black and white questo. Per il momento lo facciamo con Playground V1, ma possiamo lasciare questa dimensione tranquillamente e vediamo. Ok, proviamo a vederli, magari ecco così, così le vediamo meglio, centrate ma invecchiate. E vediamo col Stable Diffusion 1.5, dando il, scusate, di qua, dove lo vado a trovare, eccolo qui, black and white, generate, vediamo un po' e facciamo le differenze. Allora, come vedete qui non ha centrato un tubo. Qui ha fatto una donna sicuramente più giovanile, anche qui rispetto a loro, ma vedete la differenza che qua viene centrato.
Va da sé che poi tutte le immagini possono essere eventualmente migliorate, come abbiamo visto poi con tutti i procedimenti dei video precedenti. Però, secondo me, sicuramente abbiamo avuto un ottimo salto di qualità con Playground V1. Allora, io qua ho inserito l'eruzione di un vulcano in un'isola e ho messo semplicemente realistico e hyper detailed. Niente di più. Al momento prova a non lasciare dei filtri. Qui lascio sempre inserite di default le mie negative prompt. Passo al modello Playground V1. Faccio 512x512. Le prompt guidance lascio queste. Qui lascio sempre l'ancestral. E Private Session ce l'ho e vediamo con due, semplicemente elaboriamo semplicemente due immagini. Ok, qui non abbiamo messo filtri né niente, questo è quello che ci ha elaborato. Andiamo a vedere, no, scusate, qui cambiando Stable Diffusion 1.5. Vedete la differenza? Allora, mettiamole così a confronto, ecco qua. Qui dobbiamo agire sicuramente con un filtro. Se noi andiamo qui e proviamo, dov'è che è questo? Ecco che ci darà sicuramente dei colori più intensi. Eccoli qua. Adesso facciamo così che ve li ingrandisco. Vabbè, poi qua come al solito ha creato due immagini. Se io lascio questo filtro. Playground, lascio questo filtro, vediamo cosa ci genera con questo, perché già dà semplicemente senza che vedete ancora più realistico. Quindi abbiamo due cose nettamente diverse. Io qui ho lasciato Ancestral sempre, amo così, ok, in modo da raffrontarli, come vedete nel momento in cui ho messo questo filtro facendo un raffronto anche con la prima immagine creata con Playground V1. Comunque vedete che è nettamente migliorata. Possiamo provare anche con qualche animale. Vediamo: Portrait of a Black Labrador 8K Hyper Detailed Realistic. Lascio questo come dimensione e come Advanced Option ho sempre l'Ancestral. Eccolo qua. Allora, questo è con Playground V1. Adesso vediamo con Stable Diffusion. Allora, questo non è male, diciamo, non è malvagio. Qui ha creato due Labrador, benché anche nelle negative prompt, comunque io ho inserito di non avere doppioni. Poi anche qui possiamo generarli cambiando e mettendo comunque un filtro e avremo dei risultati differenti anche utilizzando quindi dei filtri, per esempio Playground V1, mettiamo allora quelli che abbiamo sono, proviamo a mettere Cinematic, generiamo, ok, vedete che con il filtro migliora sempre la qualità dell'immagine. Proviamo con Playground, scusate, proviamo con Stable Diffusion 1.5, vediamo con Cinematic cosa ci restituisce Stable Diffusion 1.5. Ok, eccoli qua, sempre tagliati con sfondi vari e colori sicuramente meno intensi. Poi magari sullo sfondo nero qua non si vede molto. Per farlo risaltare, se dessi un'altra tipologia di sfondo, se io metto per esempio in a garden, mi sposto di nuovo qui sul V1, vedete, risalterebbe molto di più e vedete la differenza comunque tra le due elaborazioni. Poi proviamo a realizzare sempre il nostro Labrador, sempre con Stable Diffusion nel giardino e vediamo cosa ci elabora. Qui ho aggiunto anche Centered per centrarlo e che guarda nella macchina fotografica. Vediamo se riusciamo a non avere immagini tagliate.
E proviamo a generarne tre questa volta di immagini. Allora, questo l'ha centrato, sì, è centrato, ma ha tagliato una figura intera, però non l'ho detto. La combo è proprio centrato e looking the camera, perché generalmente se c'è semplicemente centered è facile che non vi dia, proviamo a vedere, cancellate qua, è facile che non vi dia il personaggio centrato. Vedete già qua è laterale, idem qua non è perfettamente centrato. Centratura l'abbiamo invece sempre nel playground versione 1. Con il nuovo modello. Magari adesso proviamo a dare un prompt un pochino più complesso e vediamo sempre la differenza tra le due elaborazioni. Allora ho messo Portrait of a Beautiful Futuristic Young Woman, IG Model Cyborg, Intricate Detailed, Realistic, Hyper Detailed, Octane Render, 8K, Photorealistic, Perfect Light, Intricately Detailed e Nikon 50mm f/8. Ok, adesso lo realizzo prima con Playground versione 1. Lascio un 34x640 come dimensione, ma non mi comporta nulla a livello della centratura, perché come vedete in qualsiasi dimensione, in questo caso c'entra. Lascio un Prop Guidance a 9, un Quality Details a 50, elaboro 3 immagini, va bene. E anzi facciamo anche 4, così lo facciamo lavorare un po' di più. Qui ho le mie negative prompt e proviamo a generare. Perfetto, questa è la ragazza. Allora adesso devo fare private session, non l'ho fatto. Mettiamole vicine tutte e 4, ok? Vediamo un po' gli occhi come me li ha fatti, si vedete le. Questo forse un pochino qui la pupilla un po' su, si possono comunque, questo è ben fatto, sono ben fatti, anche queste, sicuramente mi dà già un'ottima base sulla quale poi eventualmente posso sempre fare l'azione del face restoration e avere un'immagine ancora più realistica, un viso ancora più realistico. Adesso chiudo, ora. Vediamo con Stable Diffusion 1.5. In alto non avevo messo nessun filtro, non lascio anche in questo caso nessun filtro. A questo punto qui non metto looking to the camera e vediamo cosa fa. Vedete? Taglia come sempre. Allora, purché io gli abbia dato delle negative prompt, non tagliare, eccetera, dobbiamo mettere innanzitutto qua centered e looking to the camera. Ok, usiamo i nostri bei filtri. Al limite mettiamo come dimensione 512x768. E proviamo come filtro masterpiece e generiamo alzando comunque la prompt guidance a 9. Ok, vediamo. Ok, ecco qua le nostre 4 immagini. Vedete qua, le mettiamo poi a confronto. Qui non guarda né qui. Guardano nella camera. Proviamo poi col filtro Cinematic e vediamo cosa riusciamo a ottenere. Ok, in buona sostanza con Stable Diffusion 1.5 dobbiamo sicuramente lavorare. Soprattutto per quanto riguarda la difficoltà di una centratura. Poi se facciamo Cinematic con Playground V1, vediamo un po' per vedere cosa otteniamo. Vediamo, ecco qua. Possiamo cambiare i filtri, fare gli upscale, cambiare qui anche i sampler, dove io ho lasciato sempre l'Ancestral.
Però proviamo a generare per esempio col PNDM, lasciando Cinematic, e vedete abbiamo un volto anche migliore, otteniamo una luminosità migliore e sicuramente lo ritengo molto adatto come abbinamento per la creazione di questa tipologia di immagini. Proviamo anche qui, nato sempre al Cinematic. Ecco qua le nostre quattro immagini. Vedete? Se le mettiamo così, queste sono le ultime generate, sono le immagini molto belle. Quindi, come vedete, potete giocare con filtri e sampler e ottenere degli ottimi risultati. Diciamo che con la versione 1 quindi abbiamo fatto un salto di qualità sicuramente. Adesso volevo farvi vedere un'altra cosa molto velocemente, come realizzare sempre con Playground versione 1 delle immagini da colorare per libri per bambini. Allora, il mio prompt è Coloring Book for Kids, Coloring Book Style, Cute Puppy, Ink Outlines, White Background. Poi come dimensione lascio questo, Prop Guidance va bene il 9, poi realizziamo pure 4 immagini, sessione privata, le ho lasciato le negative prompt come prima, non do alcun filtro. Ecco qua i nostri cagnolini da colorare. Eccoli qui. Comunque poi farò un video più specifico magari sulle immagini da realizzare, da colorare, da inserire nei libri per bambini o anche per adulti da colorare. Bene, io mi fermo qui. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia magari fornito delle informazioni di cui ancora non eravate a conoscenza. Vi invito a mettere come sempre una reazione al video, se vi è stato utile, o anche solo per premiare l'impegno per la realizzazione di questi video tutorial. Vi invito come sempre a condividere e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i futuri video tutorial che potrebbero esservi utili. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui. Sotto il video, come sempre, poi vi do tutti i link che possono esservi utili. Vi ringrazio di avermi seguita fin qui. Alla prossima, ciao!